Il cuore lo metto sempre da tutte le parti, però devi ragionare, soprattutto non devi farti prendere dall'euforia. Io l'avevo detto anche contro il Potenza, la partita dura tanto, però sicuramente l'impatto iniziale deve essere propositivo. La mia squadra non deve avere mai paura. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, perché così ti trascini dietro tutti, ma soprattutto butti via ancora delle scorie che possono essere rimaste dentro in questo stadio, che solo una grande vittoria, una grande partita con la Ternana può sciogliere e dissolvere sicuramente al 100%. Chi ha vissuto la mia vita qui calcistica la vive con qualcosa in più, insomma, però io devo trasmettere solo ai ragazzi quello che deve trasmettere un allenatore, come ho fatto le prime due partite, la serenità della propria forza, la consapevolezza che vai anche a incontrare una squadra forte, ma noi dobbiamo fare il gioco nostro, aggredire e cercare di giocare a calcio. Una volta per me casa fuori deve esserci un'identità di squadra e di gruppo vero, perché con i 3 punti questo discorso di casa è fuori, cioè tu hai fatto Castellammare praticamente 3 trasferte di 3 pareggi o di 2 sconfitte. Tu devi, poi soprattutto, ripeto, questa è una squadra che deve giocare a calcio. E se giochi a calcio, elimini anche qualche difetto che c'hai, li nascondi, anche magari può essere rischi qualcosina in fase difensiva, però quando hai attaccanti così metti più paura agli altri, gli altri si devono preoccupare di marcare i nostri. Perciò per me l'atteggiamento conta, e a Castellammare quello che mi aveva fatto piacere era questo, soprattutto ho visto la squadra che quando attaccava voleva far gol, e poi che ci sia riuscita è merito della squadra, degli attaccanti. Però ecco, in caso fuori adesso conta più poco, ma sono rimaste talmente poche le partite che non possiamo fare calcoli di nulla. Io dico che potenzialmente questa è una squadra che poteva avere qualche punto in più, dopo anche c'è avuto degli infortuni, il Sartore dietro soprattutto, più problemi, però è una squadra, ho anche giocatori che ho allenato, che stimo moltissimo, come Noviello, Piccioni, perciò è una squadra che ha giocatori importanti in mezzo al campo, davanti, però ripeto, io sono felice di allenare i miei, e sono contento di in questa partita di allenare il Perugia. Il programma è sempre, sempre il solito, doppio mercoledì, se tutto va bene Alberto ci manda al Curi a fare l'amichevole, con la penzola Berretti, perché non ne siamo tantissimi, andare in giro ancora non me la sento, o Berretti una mista, poi venerdì pomeriggio e sabato mattina. Io sono convinto che domenica, al di là della squadra che deve fare una prestazione superlativa, però anche la curva sarà una curva che ci darà una grossa mano, e anche gente che magari non è venuta da stadio, sono convinto che verrà, ma non per pagliare, verrà per il Perugia, per questa società che nonostante i sacrifici, vincendo domenica, diamo una soddisfazione al presidente che penso che quest'anno non è che ne ha prese tantissime.